Bene, Zeno è pronto, quindi lascio la parola a Zeno Razzaboni che ci parlerà della Cispadana. Prego Zeno. Buonasera, io volevo farvi presente che quest'anno l'Unione Europea ha dedicato come anno l'aria. Tutti gli anni cercano un evento, parlano della terra, dell'economia, quest'anno ho parlato dell'aria. E hanno dal servizio dato fuori che l'inquinamento dal trasporto è superiore al quarto, cioè fatto 100, un quarto viene inquinato dai trasporti. Sempre dall'Unione Europea viene il monito verso, specialmente la regione Emilia-Romagna, no? Che non sta investendo niente sul trasporto, sul ferro, ma sta investendo tanto sulla gomma. Tant'è vero che in Emilia-Romagna ci sono progetti, 4 autostrade, un passante e una brattella. Io vi vorrei parlare della Cispadana, perché la Cispadana è un pezzo di strada, autostrada, che a giù nella bassa si dice è 50 anni che si parla di Cispadana, ma era una strada aperta, una superstrada a due corsie, mentre adesso vogliono fare un'autostrada che è una strada chiusa a 3 corsie per ogni senso di marcia. Questo cosa comporta? Comporta che questa strada qua, oltre che passare in mezzo a tutti i centri abitati, eccetera, eccetera, che sono proprio nella zona dove c'è venuto il terremoto, no? Collega Rolo a Ferrara. Il traffico che si sviluppa su questo tratto qua è del 7.000 veicoli al giorno. Dopo ci troveremo 56.000 veicoli che transitano giornalmente su questa strada. Andiamo a vedere che quello che fa, dice l'Unione Europea, che nella bassa modenese è uno dei paesi più inquinati a livello di PM2, PM02 e PM10. Perciò è controsenso anche a livello economico fare un'autostrada in questa zona qua. Pertanto io ho portato a Bruxelles una petizione firmata a noi del Movimento 5 Stelle e aspettiamo che ci chiamano per andare a discutere di questa autostrada. Questa autostrada faremo anche un ricorso alla Corte dei Conti, perché per quale motivo facciamo il ricorso? Facciamo il ricorso perché ci viene venduto come progetto finanziato. Progetto finanziato vorrebbe dire che c'è un terzo che finanzia questo progetto qua. Questo progetto qua non è finanziato dal privato, è finanziato dal pubblico, è finanziato da noi, perché l'85% di autostrada è di pubblico, di dominio pubblico, perciò è un nostro debito. E poi viene finanziato per 1.128 milioni, ma con le opere complementari si vanno ad aggiungere altri 600 milioni, perciò il debito è quasi 2 miliardi. Io non so se è possibile far passare un'autostrada con una convenzione di 50 anni, no? In una zona che non ne ha bisogno. Noi abbiamo bisogno di una strada a scorrimento veloce che collega Rolo Mirandola, sì, perché lì c'è la strada tortuosa, ma che vada a collegare tutte le altre strade che sono state fatte a Sant'Agostino, fino all'Emilia, San Felice, che hanno fatto le tangenziali. Basta solo raccordare queste e queste qui noi avremo già una strada a scorrimento veloce aperta che possiamo passare da tutti, non dobbiamo prendere un cavalcavia per andare da un paese all'altro. Questo è molto importante perché al fine anche di quelle che è la risorsa delle nostre parti, che è basata sull'agroalimentare, va a uccidere quello che porta denaro in regione. Perciò andiamo, noi capannoni li abbiamo vuoti, non abbiamo bisogno di autostrada, abbiamo bisogno di incentivare la nostra agricoltura. Se noi prendiamo a pensare che a Novi uno dei più grossi casifici che abbiamo nella bassa, no, ci passa davanti un'autostrada e questo qua produce il grano padano, l'avete sentito parlare adesso perché è venuto il terremoto, uno dei più grossi casifici che esiste. E anche questo, tutta la produzione del foraggio che dà dato al bestiame per produrre il latte, non potranno più farlo perché gli toglieranno il marchio. Così anche per la zona di Ferrara, dove viene coltivato certi prodotti biologici. Perciò è un controsenso andare a fare un'autostrada dove il nostro business non è certo di far correre dei camion. Sarebbe più opportuno farci una ferrovia. Questo è importante per noi, ottenere
questa cosa qua per fargli una ferrovia che è meno inquinante, meno impattante sul nostro territorio. Quello che volevo dire era questo, anche una piccola cosa, domenica sera ho avuto l'opportunità di parlare 3 minuti con Monti e gli ho fatto rilevare che nel 2012 è stato dato l'ultima tranche della ricostruzione di Avellino, cioè se andiamo indietro del 1980, è stata pagata. Noi giù non ci hanno ancora dato niente, ci dobbiamo aspettare 22 anni, si perdono 30.000 posti di lavoro circa. Perciò anche questo è una cosa molto importante. Quello che volevo dirvi è che fare un'autostrada nella nostra zona è controproducente, più che altro anche per la salute. Per la salute. Io qui concludo dicendo, ragazzi, stiamo uniti, dobbiamo dare voce al Movimento 5 Stelle affinché queste opere inutili e spreco di denaro, perché soprattutto spreco di denaro che noi non serve, abbiamo bisogno di altro per poter fare ripartire le nostre aziende. Grazie.